Approvata ieri sera in giunta la bozza di bilancio consolidato da trasmettere al Consiglio per l'approvazione. Il documento, che in verità avrebbe dovuto essere approvato lo scorso 30 settembre, chiude il ciclo dell'ingresso del sistema contabile armonizzato, sistema che, introducendo una quasi vera contabilità economica patrimoniale anche negli enti locali, rende i bilanci degli stessi finalmente comparabili con quelli delle aziende. Il dato di sintesi, come spiegato dall'assessore Enzo Cuzzola, è che la risultanza economica della gestione comunale evidenzia una perdita complessiva di 5.700.000 euro, mentre il consolidamento evidenzia la riduzione delle perdite a 3.600.000 euro, il che vuol dire che la gestione aziendalistica del comune è in perdita, mentre quella complessiva delle partecipate è inutile. Sempre ieri sera in giunta è stato preso atto che la stratificazione nel tempo di delibere di indirizzo per l'avvio delle transazioni con i portatori di debiti fuori bilancio o di debiti potenziali dell'ente ha creato confusione sia negli uffici sia nei creditori, e l'assessore Cuzzola ha provveduto a rimediare. Infatti, come promesso, è stata tracciata e deliberata una sorta di linea guida per la stipula di accordi di pagamento per i debiti fuori bilancio e di accordi transattivi per i debiti potenziali contenziosi in corso secondo vari criteri.